Avete finito le riprese del film? Sì. Il dialogo è fatto? Quasi. È qui che dovrebbe cominciare. Comincia adesso, con la vostra domanda. Questa scena l'abbiamo girata il 27 aprile 1982, alle 11 di sera. Sembra che abbia piovuto. No, non pioveva. È l'asfalto che brilla. C'è vento, fa freddo. Roma è molto vicina al mare. Il freddo viene col vento. E il vento viene dal mare. Si distingue qualcosa. Sì, delle chitarre, delle canzoni, il rumore delle fontane, Il rumore dell'acqua. dei fiumi. Sì, del Nilo. Del Danubio. Della vistola. Sì. Poi a tratti non si sente più. Niente. Niente. Tutto si confonde. Fra poco vedrete la grande fontana centrale di Piazza Navona.
È bianca e nera. È in piena luce. Molto illuminata. È quasi estate. E sembra che fiammeggi nel freddo dell'acqua. Guardatela. Ghiacciata, livida. Quello che vedete in queste pieghe sono le forme dei fiumi del Medio Oriente, dell'Europa centrale. E davanti a lei della gente. Di che cosa tratta questo film? Di un dialogo. Di voi e di me che parliamo. Sia a Roma che altrove, io non sento mai altro che voi e me. Ditemi, perché un dialogo? Per dare spazio a questa città? Arearla d'amore, allontanarla da noi, farla dimenticare. Si può dire così, sì. Io però direi così, per custodirla tra noi, per noi, come una stanza. Il limite della stanza stabilito da noi, Roma sarebbe la nostra stanza. Roma, questa perfetta rappresentazione dell'immortalità. Parlate della morte? Credo di sì. Parlo di noi. Di Roma non vedo altro che le apparenze illusorie, le sue periferie, i suoi colli. Un insieme di dettagli nei quali essa si perde. Amo i suoi contorni, declinati dal suo nome, la campagna romana. Io amo voi, ma non amo Roma. Voi non lo capite, ma io vi amo con una innocenza tale da non capire che è impossibile amare insieme voi e Roma. Quando filmavamo i personaggi di questi bassorilievi, non volevamo più filmare altro. Ci sembrava che si muovessero, che ci guardassero.
Quale pensiero fisso vi rende così pallida? Vi porta a rinchiudervi in questa camera d'albergo, a non attendere più nulla? Datemi un'idea di questa vostra distrazione. Potrei dire... Figuratevi che mi accade di essere continuamente sviata da Roma, da un altro pensiero, contemporaneo a quello di Roma, ma formatosi altrove, lontano da Roma, nel nord dell'Europa. E non ne resta nulla. Nulla. Altro che la memoria. È a Roma che vi assale questo ricordo del nord? Sì. A Roma, qui, con voi. Ma come un'infedeltà commessa in sonno. Talvolta la sera verso il tramonto, i colori della Via Appia sono quelli della Toscana. È un pensiero che ho conosciuto giovanissima. La prima volta leggendo in una guida turistica, la seconda durante una gita scolastica. Si tratta di una civiltà contemporanea a Roma, ora svanita. Vorrei talmente sapervi dire la bellezza di quel paese in cui questa civiltà e questo pensiero si sono formati, per breve e adorabile coincidenza. La semplicità delle loro forme, della loro geografia, il calore dei loro occhi, del loro clima, dei loro campi, prati, cieli. Come vedessi il vostro sorriso, ma smarrito. Il vostro corpo m'ha disfatto. Il nostro amore, ma senza di voi e senza di me. Come fare a dirlo? Sapete, io non credo che Roma pensasse, proclamava il suo pensiero. Altrove si pensava. Altrove si svolgeva il pensiero di Roma. Roma era soltanto l'editto di questo pensiero. E all'inizio cosa diceva quella guida? Che ovunque altrove vi sono opere d'arte, statue, templi, edifici civili, terme, quartieri riservati, arene di morte, mentre qui non si trova niente. Niente.
Quella lettura si perde nell'infanzia. Poi fu dimenticata. E poi, un giorno, ci fu quella gita scolastica in autobus e la maestra ci disse che lì, in quelle lande che stavamo attraversando, era esistita una civiltà. Era un pomeriggio piovoso, non si vedeva niente. E allora la maestra ci ha parlato delle lande di brughiera e di ghiaccio. È una regione piatta senza rilievi, non c'è niente da vedere. Niente. Solo la linea del mare in fondo ai campi. Non avevo più ripensato a quella landa. E Roma? A Roma ero abituata. La maestra ci disse, sebbene non ve ne sia traccia, c'era una civiltà qui. Non è rimasto niente, altro che dei buchi, cavità nella terra, di fuori invisibili. Si è saputo che quei buchi non erano tombe, non si è mai saputo che non fossero templi. Una cosa sola fu certa. Erano stati fatti, costruiti. Pare che quei buchi talora siano grandi come stanze, talora grandi come palazzi, o diventino corridoi o passaggi, reti segrete. Sono stupefatta. Al di sopra dei buchi sotto il cielo vi sono coltivazioni giunte negli anni, attraverso i secoli, fino a me, bambina. I buchi sono vicini all'oceano, lungo mucchi di sabbia, nei terreni arati della landa. La landa non attraversa alcun villaggio. La foresta è cancellata. La landa è senza nome. Eppure sì, la conosciamo. E dal momento che la conosciamo da sempre, non occorre riscoprirla. La landa è là, nello spazio, nel tempo, sin dalle origini, incancellabile. Da millenni ai bambini in età di ragione viene spiegato, guarda, i buchi che vedi furono fatti da uomini venuti dal nord. Come lo si sa? Domanda il bambino. Gli si dice, da quando il primo uomo è calato dal nord, lo si sa. Guarda. Guarda pure la pietra piana dove si riposò la madre, la vigilia del martirio di suo figlio. Sì. Guarda anche laggiù.
Quel viottolo lo serviva per andare a cercare l'acqua e anche per andare dalla campagna ai mercati in città e anche ai ladri di Gerusalemme per raggiungere il Calvario. Era dunque l'unica strada, guarda. E non si poteva evitare di prenderla. Era dunque questa l'unica via. Dunque è la via. Questo paese, questa landa. In mancanza di altre lande, di altre vie, di altri paesi, di altre donne, di altri bambini. Si riconoscono queste pietre piane, dette dormitorio delle donne nelle veglie funebri. Le pietre della pietà romana, trascinate dai buoi presso i calvari. I calvari perciò erano luoghi circondati da pietre che venivano concesse alle donne per vegliare i propri figli, condannati a morte, quei pazzi di Giudea giudicati criminali da Roma. I calvari si potevano individuare proprio da questo cerchio di giacigli di pietra. Figuratevi, ho paura che Roma sia esistita. Roma è esistita.
Dovreste dirmi che significa per voi questa paura. Non so cosa sia questa paura. Ciò che di diverso non mi mostra. Ciò che mi nasconde rivelandosi. Dove mi porti? Verso quale notte nell'illusione della luce? Si direbbe che avete paura del visibile delle cose. Sì. Ho paura. Come se Roma mi avesse contagiata. Secondo voi gli uomini dei buchi avevano intuito il tentativo romano di regnare sul mondo del pensiero e dei corpi? Si era al corrente di tutto allora, nella landa, dai fuggiaschi dell'impero, dai disertori, dagli erranti di Dio, dai ladri. Si sapeva tutto del tentativo di Roma e si assisteva allo spreco della sua anima. E mentre Roma proclamava il suo potere, perdendo il sangue del proprio pensiero, gli uomini dei buchi restavano immersi nel buio dello spirito futuro. Pensare. Sapevano forse di pensare. Ignoravano il modo di scrivere e di leggere per molto tempo, da secoli. Non vi ho detto l'essenziale. Le sole occupazioni degli uomini dei buchi erano legate a Dio. Le mani vuote, essi guardavano. Avete parlato di un amore attuale. Sì. Di un amore vivo. Sì. E in che modo ciò riguarda Roma?
Perché questo dialogo è stato fatto su di lei. Ed è questo dialogo, su questo amore, a ricoprire Roma di un manto di purezza. Gli amanti hanno pianto sul luogo dove giace il corpo immane e senza vita della sua storia. E su cosa avrebbero pianto? Su loro stessi. Qui non avreste potuto parlare che di un amore celebre. Sì. Chi avrebbe parlato? Una regina dei deserti. Una regina di Samaria. E chi le avrebbe risposto? Un generale delle legioni romane. Un condottiero dell'impero. Tutta Roma sapeva della guerra. Sì. E gli ostacoli di quell'amore dipendevano proprio dalla rinomanza della guerra. Sì. E come seppero che si trattava di un grande amore? Così come sapevano il numero dei morti, dei prigionieri. L'avrebbero saputo anche in caso di pace. Lo sapevano proprio perché l'avevano catturata invece che uccisa. Questa giovane donna di Samaria, regina dei giudei, regina di un deserto senza interesse per Roma, condotta a Roma con tale rispetto in mezzo a migliaia di morti. Come non indovinare? Questo amore è più grande di quanto non dica la storia. Più grande, sì. Più grande di quanto non volesse lui, il distruttore del tempio. Sì. Più ignorato da lui. Non sapeva di amarla. Salvo forse quando l'aveva in suo potere, nelle stanze del palazzo. Le guardie addormentate a notte alta. Degli amanti del tempio non è rimasta neppure una parola, una confidenza, un'immagine. No. Lei non parlava il romano. Lui non parlava la lingua di Samaria. In quest'inferno di silenzio nacque il desiderio, imperioso, definitivo. Poi si spense. Si dice che fu un amore bestiale, passeggero. Sì. Senza dubbio si è trattato di questo, di un amore. Il Senato si informa e lascia a lui
al condottiero romano il compito di annunciarle che ha deciso di abbandonarla. E dunque lui ad annunciarglielo? Sì, è lui. Vedo la scena. È sera. Tutto accade molto in fretta. Lui entra negli appartamenti e con incredibile brutalità le annuncia che una nave arriverà. A giorni, dice. E che lei sarà ricondotta a Cesarea. Che egli non può far altro che renderle la libertà. Poi riparte. Per non tornare più. Lei dovrebbe morire. Sì. E invece ne vive. Non muore. Muore per l'illusione di essere un tempo prigioniera di un uomo e di amarlo. Ma ne vive anche. Sì. Vive perché crede di amarlo per caso. Sì. Piange. Crede di piangere sul proprio regno saccheggiato, sul vuoto tremendo che l'aspetta. Vive perché piange. Esiste per questo suo pianto. Lo ama per questo sapere accecato di lacrime. E di questo vive. Che egli l'abbia catturata ha suscitato in lei la passione per lui. Sì. Se egli fosse stato catturato dall'esercito di lei, credete che l'avrebbe amata appassionatamente? Non credo che ne sarebbe stato capace. Chiudete gli occhi. Guardatela. Lei. Osservate il suo abbandono. Spontaneamente si concede alla sorte che le si offre. Accetta di essere una regina. Accetta di essere una prigioniera. Secondo. Da dove le nasce questo genio? Forse già dalla sua funzione regale, dalla prigionia di un regno nel regno. Forse da una sua naturale predisposizione. E lui? Come ha potuto ignorarla così? Non vi è niente che gli creda di non poter disporre a suo grado. Da sempre, dietro di lui, la nera vigilanza dei precettori dell'impero, che gli ha dettato persino la sua natura stessa. Non vede niente. Non vede la storia della sua vita, ma la storia delle sue azioni. Quello che ancora resta di lui nelle lande oscure svanisce per sempre non appena esce da quella stanza.
Ve ne prego, vi supplico. Concedetegli un po' di dolore. Glielo concedo. Sovente sarà insopportabile quando di notte si ridesterà sapendola ancora lì, per breve tempo, quello che li separa dalla nave in arrivo. Verrà reso omaggio a questo dolore. Roma, pagata dal suo principe, piangerà con lui. Sì, soffriranno con lui del suo dolore. Piangeranno per il dolore del principe di averla perduta. E sul dolore di lei piangeranno? No. Basta un solo dolore. E quello del principe è il migliore per lo Stato. Allorché si entra in questa zona di storia, lei diventa muta. Per tutti. Tornata libera, inebetisce. Mai ne uscirà. Non vi sarà più che una ripetizione senza fine della frase del principe. Verrà una nave e sarete ricondotte in Cesarea. Avrebbe dovuto ucciderla, forse. Perché no? Ma l'avremmo perduta. Così invece è giunta fino a noi. E che ne sarà di lui? Sapete, lo vedo con chiarezza uscire dalla stanza. Ferito a morte. Poi non lo vedo più. Avremmo potuto parlare di molte altre cose ancora. Di ciò che sarebbe accaduto dopo, quando egli le avrebbe detto che a giorni la nave sarebbe venuta a prenderla. Avremmo anche potuto parlare di ciò che sarebbe accaduto se il Senato non l'avesse respinta, di come sarebbe morta sulla paglia in un'ala di un palazzo romano.
avremmo potuto parlare di tutto. Anche di tutto questo, di questa interminabile morte. Anche del loro amore, prima, a Cesarea, quando egli la incontra, 20 anni, e decide di portarla con sé per poi sposarla. E avremmo potuto parlare della scoperta, secoli dopo, nella polvere delle rovine di Roma, di uno scheletro di donna. L'ossatura avrebbe forse potuto dirci chi era e quando. Avremmo potuto dire molte altre cose ancora. Come non era possibile evitare di vederla ancora, dopo 2000 anni. Grande, i seni dritti, le gambe, i piedi, il portamento, l'ancheggiare leggero che si diffonde in tutto il corpo. Quel corpo che ha superato deserti, guerre, il caldo dei deserti, il caldo di Roma, il tanfo delle galere, le galere dell'esilio. È alta, grande, sottile, magra. I capelli sono neri come un uccello nero. Gli occhi sono verdi, misti alla polvere nera d'Oriente. Gli occhi sono già annegati in un'umidità di lacrime. La pelle del corpo è quasi scura e brilla come la seta, come la sabbia. Questa donna qualsiasi, la regina di Samaria. Non mostrare niente di un amore,
non immaginare niente di un amore. Filmare quello che c'è, quello che si presenta là, davanti a noi.